Padre Albo era nato a Gavorrano, un paese della Maremma toscana, dove faceva l'impiegato in una miniera della società Montecatini. Nel 1969 venne trasferito alla Farmitalia di Settimo Torinese come direttore del personale. Erano gli anni delle lotte politiche e sindacali che sfociarono nel terrorismo e nelle Brigate Rosse. Persona rigida e intransigente, aveva ricoperto con coerenza quel ruolo di direttore. Alla Farmitalia era lui che teneva i rapporti con il consiglio di fabbrica. Era lui che decideva assunzioni, licenziamenti e casse integrazioni. Poi, nel 1978, diede le dimissioni da quell'incarico che io avevo sempre criticato e rimosso. Mio padre, infatti, era un antifascista. Era stato un partigiano nella Resistenza a Firenze. Arrestato e torturato dalla Banda Carità, era vaso dal carcere e aveva continuato poi la lotta in montagna fino alla liberazione della Toscana. Questa era la pagina eroica della sua vita e che io avevo anche raccontato in un altro mio film. Due storie diverse, vissute da me in maniera contrastante. Due storie della vita di mio padre che avevo tenuto nettamente separate, come se ci fosse stato un prima e un dopo. Un confine tra quello che avevo accettato e quello che avevo rifiutato. Il direttore è la storia di un personaggio e di un periodo storico drammatico del nostro paese, ma è anche la storia di un figlio che vuole ricucire una cesura nel rapporto con suo padre, attraverso il racconto di una solitudine e di una sconfitta umana. È il sapore delle cose giuste che alla fine ognuno di noi deve fare.